Bologna! Bologna Show! Bologna Frogs 2-0 Show. Cioè, se tu sei disposto a fare questa intervista per noi. Ma fate due. Cinque minuti, ma neanche un paio di domande. Sei disposto a farla? Cioè, guarda la telecamera. Dipende che mi dici. Dico, cosa ne pensi di un motor show di Bologna? Cioè, come spettacolo così? Io lo sono arrivato ora. Ma non sei di Bologna tu? No, sono di Pisa. Ah, di Pisa? Cazzo, fino da Pisa mi guardo questo spettacolo. Signori e signori, scusami. Questo ragazzo viene da Pisa per vedere lo spettacolo del motor show. Quindi è un spettacolo molto bello, immagino. Allora io stavo grazie per il tuo interesse e arrivederci. Cosa ne pensi del movimento qua? Ah, è bello. Figata? Sì, ti becca bene? Ok, dove arrivi? Io, Forlì. Da? Forlì. Ma pazza, eh? Com'è la storia qua? L'action è top, le firme. Oh, madonna, è piena. Piena? Ma quante volte si è fatto di coda? Oh. Ah, non sei gatto. Eh? 2 ore. 2 ore? Oh, 2 ore di coda, eh? Scherzo un cazzo. Stamattina alle 7:30. 7:30? Che figo. Che studentati. Brava pazza. Comunque, ti ringrazio. Ok, ciao. Ti vedrai in TV forse, non so. Se riesci a fare. Ciao. Fabio Bernazzi. Hello, man. Ascolta, te dove arrivi? Milano. Da Milano? Sei di Milano? Buono, lui di Milano. Ti piace questo movimento? Qual è il suo movimento? Va. No, se ti metti a parlare come no, 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 va bene. Siamo in Milano. Giovanni. Oh, Jack, un metallaro. Una mercerata, cazzo. Tipo, non è una città, ragazzi, ma che noi siamo italiani, siamo vestiti in borghese oggi, sai com'è? Notare il look del signore, puoi fare... Grazie. Per questo. Vediamo anche una cosa bella. No, grazie, dai. Vediamo queste cose. Puoi girare un attimo, per favore? Grazie. Stare, tu, grazie. Quanti volte sono fatti? No, quanti volte sono fatti? Sei pazzo. Non si fatta ancora? Dalle 6:30 stamattina. No, ma no. Io sono arrivato tranquillo alle 10, sono entrato. Stamattina? Ieri sera. Stamattina. Ma senza traffico? Senza così, ci sono venuto giù con il vostro mezzo, tranne che quello di un treno. È lontana la stazione, guarda. Non so. Guarda qua, la stazione del treno, Io mi perdo qua da un certo punto. Va bene. Ok, grazie. Grazie, ciao. E niente, è la prima volta che veniamo a motor show? Sì, la prima volta. Cosa ne pensi di questa manifestazione? Che ho pagato 20 carte da 1000 e non ho nemmeno una piantina. È una cosa brutta, quindi sono un momento di protesta. Diciamo che è un grosso movimento di gente, di persone che non sa nemmeno dove andare. Ascolta, adesso per finire, i vostri nomi così, cioè per congedarvi così. Sono nome. No, sono nome. Partiamo da lei, solo il nome. Io sono Michela. Dove sei? Mauro. Scusa. Mauro. Ciao, passiamo a loro. Stefano. E tu? Flavia. Allora Stefano, cosa ne pensi del motor show? Un attimo. Sì, non c'è problema. Mando giù. Mal distribuito. Come? Mal distribuito. Ah, quindi anche tu c'è cioè, una protesta contro questa organizzazione che non è organizzata bene? No, non è così bene. Si tende a poter stati messi con un certo ordine. Se non siete caso, uno sceglie, non so, il stand di fuori strada, vedi il stand di fuori strada, sì, sono mescolato, vai il stand, in modo Ciccio. Un po' anormale, secondo me. Non hanno seguito un ordine preciso, o hanno seguito un ordine che io non capisco. A Quini, in provincia. Certo, ma cos'è questo così? Sono così a chiaro. Ascoltami, hai trovato molto grafico da venire qua. Questa è la voce perché da fastidio. Guarda la telecamera. A Casallo verso Bologna, all'entrata di Bologna. Ascoltami, tu come pensi sia organizzato questo motor show, questo salone? Ok, un tuo parere, cioè un tuo giudizio su questo motor show, cosa diresti per migliorarlo? Io non c'è nessun giudizio. Ok, il tuo nome? Giovanni. Ascoltami, tu lunedì guarda su Rete 58 e una televisione nuova, cioè una rete nuova. Tu guardi, tu lo verrai, ok? Grazie, ti ringrazio. Ascolta, noi siamo di un'emittente privata piccola che è nata a Bologna. Siamo di una piccola emittente nata a Bologna. Potremmo farci un'intervista, per favore? Allora, ma Antonio, vieni. Ascolta, io lo saprei, cioè, è la prima volta che noi partecipiamo a un show. C'è un po' di è qua, pratica. È la prima volta che partecipiamo a un show. Cosa ne pensi come organizzazione così? Come organizzazione, cioè, come è disposto? Pensi sia... c'è fatto bene o c'è qualche problema per il no, secondo me no, è fatto molto bene, ma che io adesso posso fare questo stand qui, credo che sia la gente. È la prima volta che tu sei qua, cioè il primo giorno che sei qua? No, io
un po' fuori, dai. No, guarda lì, guarda lì. Tu cosa pensi? Dai, se ne sta lì. Ascoltami, tu hai quel consiglio, cioè, magari agli organizzatori del motoshow, secondo te è già organizzato in maniera più che ottima? Secondo me è organizzato in maniera più che ottima. Ma dici così solo per motivi, cioè, di contratto? Ok, il tuo nome, scusa, guarda lì. Ok, Susanna, tu sabato, guarda, dai, due o tre giovannotti che ti vedrai. Ok. Siamo noi. Sto riprendendo il mio medaglione, no? La nostra isola. Oh, ma dopo cosa c'è in programma? Oh, andate lontano, vengo anch'io. Francesca? Francesca, si chiama Francesca, di dove sei? Ferrara, di Ferrara. Ma c'è su musica Compadisco. C'è anche giù questo. Siamo qui nel salottino di Marta Marzotto. Abbiamo trovato McDonald's, quello dei panini, quello di hamburger. From Marlboro Adventure. No, dai. Oh, c'è la cicazza, sono già avanzato. C'è anche il panino di ferro.